lavorare il nostro palloncino abbiamo bisogno del cotone. Cosa ci serve? Ci serve un fermaponti, l'uncinetto e il cotone bianco. Dobbiamo avviare un cappietto e con l'uncinetto entrare, lavorare una catenella. E internamente vado a lavorare 6 maglie basse. Tiro il filo e vado a chiudere nella prima catenella d'avvio. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che serve la spugnetta perché dobbiamo riempire il palloncino. Nella prima maglia, questo filo lo mettiamo dietro, entriamo e andiamo a lavorare la nostra prima maglia bassa. Mettiamo il fermapunti. E nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia bassa. E questo è il primo aumento. Noi dobbiamo fare 6 aumenti. In tutto le maglie al fine giro devono essere 12. Sono nell'ultima maglia. Lavoro le ultime 2 maglie basse. Ora entro, tolgo il fermapunti. Nella prima maglia dove avevo il fermapunti vado a lavorare la prima maglia bassa. Rimetto il fermapunti. Quindi la prima maglia bassa l'ho lavorata. Adesso vado nel secondo punto, nella seconda maglia bassa e vado a fare un aumento. Lavoro 2 maglie basse. Prossima maglia bassa, lavoro una maglia bassa. Nella prossima invece seguo l'aumento. Quindi cosa vado a fare in questo giro? Una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento. Sino alla fine del giro in tutto dobbiamo avere 18 maglie. Sono alla fine del terzo giro, tolgo il marcapunti e vado nella prima maglia. Rimetto il marcapunti e al quarto giro lavoro le maglie come sono, cioè 18 maglie basse. Chiudiamo il giro e andiamo a lavorare il quinto giro, la prima maglia bassa. Ora andiamo a lavorare 2 maglie basse, la prima l'abbiamo già lavorata, la seconda. Nella terza un aumento, quindi 2 maglie basse in una, in un punto sottostante. E andiamo a lavorare 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro dobbiamo avere 24 maglie Sono al basse. termine del giro. Siamo al sesto giro, dal sesto giro al decimo giro dobbiamo lavorare sempre 24 maglie basse. Iniziamo l'undicesimo. Lavoriamo la nostra prima maglia bassa. Sistemiamo il marcatore. Dobbiamo fare delle diminuzioni, quindi faremo 2 maglie basse. Questa è la seconda. E una diminuzione. Andiamo a prendere la solina esterna, questa qua della maglia bassa sottostante, e poi l'altra asolina dell'altra maglia bassa. Quindi prendiamo tutte e due, peschiamo il filo, lo portiamo fuori e lavoriamo una maglia bassa. Questa è una diminuzione. Abbiamo lavorato 2 maglie basse sottostanti in una. Ora 2 maglie basse, una,
e 2 e una diminuzione, quindi prendiamo la solina, l'altra e li lavoriamo insieme. Una maglia bassa, due maglie basse, una, due, prendiamo le asoline, la prima, la seconda, e lavoriamo la maglia bassa. E così per tono al termine del giro e lavoro l'ultima diminuzione. Una, seconda asolina, e lavoriamo la maglia bassa. Ora dobbiamo fare il dodicesimo giro. La prima maglia bassa, e lavoriamo le maglie così come sono. Dodicesimo giro, faremo ancora una diminuzione, quindi faremo il primo punto una maglia bassa, marcatore e una diminuzione. Prendiamo le due asoline e faremo la nostra diminuzione, un punto basso, una diminuzione. Lavoreremo così per tutto il giro. Il quattordicesimo giro lavoreremo 14 punti. Adesso un po' più si va avanti, più un po' più difficile, ci vuole un po' più di pazienza nel lavorare i punti. E al termine del giro allunghiamo un pochettino la catenella in modo tale che non la perdiamo e iniziamo a riempire il nostro palloncino. Se non riuscite, aiutatevi con una penna. Riempito bene il nostro palloncino, il quindicesimo giro dobbiamo fare, abbiamo 12 punti, dobbiamo arrivare a 6 punti, quindi sono tutte diminuzioni. Iniziamo con la prima e prendiamo il nostro primo e secondo punto e lavoriamo la nostra prima diminuzione, mettiamo il nostro marcatore e continuiamo a fare le altre diminuzioni. Uno e due. Il sedicesimo giro dobbiamo lavorare 6 punti, quindi togliamo il nostro marcatore e lavoriamo il nostro primo, la nostra prima maglia bassa, mettiamo di nuovo troviamo la seconda. Terza, quarta, la quinta.
è l'ultimo. Nell'ultimo giro dobbiamo andare a lavorare in ogni maglia bassa, fare un aumento, quindi 12 maglie basse. Questa è la nostra prima. Nello stesso punto andiamo a lavorare un'altra maglia bassa ed è l'aumento. Andiamo nella seconda, ci vuole un po' di pazienza, eh? E lavoriamo due maglie basse, una, rientriamo, lavoriamo la seconda, e due, penultima, una, e due, e l'ultima, una, e due, tagliamo il marcapunti e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, allunghiamo il filo. A questo punto noi abbiamo terminato il palloncino. A me, siccome serve per metterlo nella coccarda, io adesso passo questo filo internamente, lavorerò delle catenelle, perché poi queste catenelle io li devo agganciare così. Questo lo incollo qua, le catenelle sono al di sotto e vengono incollate qua. Inserisco l'uncinetto qua dentro. Una volta portato il filo qua dentro, lo riprendo da questo lato e lo porto così. Riprendo così. Inserisco l'uncinetto qua, in questo, metto il filo così, e lavoro una catenella. Lavoro 20 catenelle, 20, 30, non vi so dire quanto me ne servono, perché questo sarebbe il filo del palloncino. Io ne ho fatte poche, però ne devo fare ancora di più. Ed è terminato. Poi prendiamo un pezzettino di filo di un altro colore, metto il filo doppio, e vado a fare un fiocchetto. Facciamo molto più piccolo. Eccolo qua. E viene. Questo è il palloncino. Niente che dirvi, io spero di essere stata chiara nel spiegarvi il palloncino. Spero vi sia piaciuto. Io ne ho fatti tre, di tre colori diversi. Guardate che sono belli. Questo, questo e questo qua di questo colore sono proprio veramente belli, uno più bello dell'altro. Niente, con me ci vediamo al prossimo tutorial con la continuazione di questo bellissimo fiocco. Iscrivetevi nel mio canale e mettete un like. Alla prossima.